Benvenuti a TeleCRU, notiziario video dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'aula di Palazzo Cesaroni ha dato il via libera al piano regionale di gestione integrata dei rifiuti. Con il voto favorevole da parte dei consiglieri di maggioranza e quello contrario da parte dei consiglieri di opposizione a Palazzo Cesaroni. Gli obiettivi generali del nuovo piano regionale di gestione integrata dei rifiuti approvato dall'Assemblea sono ridurre la produzione dei rifiuti, minimizzare lo smaltimento in discarica con il conferimento massimo del 7% del totale rifiuti urbani entro il 2030, con 5 anni di anticipo rispetto a quanto previsto dalla normativa europea e nazionale. Incrementare quali quantitativamente la raccolta differenziata al fine del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti. Sarà l'AURI, l'autorità Umbra Rifiuti e Idrico, a decidere la localizzazione dell'impianto di termovalorizzazione, la cui messa in esercizio viene prevista per il mese di gennaio 2028. Il piano rifiuti è stato illustrato in aula dal relatore per la maggioranza, Valerio Mancini, presidente della seconda commissione consiliare. Il piano dei rifiuti in questa regione, che è uno dei documenti più importanti della programmazione regionale, era scaduto da 8 anni e nella passata legislatura ci sono stati tentativi di adeguamento, ma di fatto rimaneva tutta l'inefficienza della gestione dei rifiuti perché tutti questi venivano poi conferiti in discarica con grave danno per l'ambiente e la sostenibilità del sistema. Io voglio ricordare qua proprio nel 2017, quando appresi con stupore un dato che ripetei all'aula, per cui il 36% dei rifiuti comunque raccolti differenziati dai cittadini finivano in discarica. Quindi un lavoro inutile, tariffe pagate da cittadini e imprese molto alte che poi veniva vanificato dalla gestione impiantistica e poi ovviamente della valorizzazione del rifiuto. In altri paesi questo non avviene. C'è un obbligo di adempiere normative europee che dice che dal 2035 il massimo del conferimento in discarica non può superare il 10% e soprattutto l'indice di riciclo che noi vogliamo comunque ottimizzare su una percentuale intorno al 75%, perché altrimenti arrivare a cifre più alte bisogna ricordare le persone che passano davanti alle imprese, davanti alla porta di casa, quelle persone vanno pagate e i costi finiscono in tariffa. Quindi un equilibrio che è stato raggiunto con dati numerici significativi in questo piano, che alla fine valorizza il rifiuto, quindi attraverso la produzione, come è stato specificato, di energia e di teleriscaldamento per i luoghi adiacenti a dove verrà costruito il termovalorizzatore. Quindi si chiuderà il ciclo dei rifiuti dal 2028, l'Umbria cambia pagina. La sinistra ha mantenuto fermo questo sistema che era diventato arcaico e che di fatto ha compromesso la sostenibilità delle discariche oggi operanti, perché le altre sono tutte piene, che ricordo per i cittadini dell'Alto del Tevere Bella Danza, Le Crete nell'Orvietano e Borgo Giglione qui nel Perugino. Situazioni diciamo diventate ormai ingestibili e questa è un'opera non solo che vuole l'Europa, ma soprattutto che vogliamo noi come amministrazione per tutelare la salute, l'ambiente e abbassare tariffe a imprese e famiglie. Per l'opposizione, il relatore in aula è stato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Thomas De Luca, che ha presentato numerosi emendamenti al documento della maggioranza. Nessuno è stato accolto, anche se in precedenza, durante i lavori di commissione, erano passate due sue proposte, una sulla rete regionale degli ecocompattatori attraverso la grande distribuzione organizzata e un'altra sui centri di riuso e riparazione. Ma questo è un piano finalizzato a produrre rifiuti per alimentare la scelta di costruire un nuovo inceneritore. Cioè, quindi questo deve essere chiaro, non ci apprestiamo a votare un piano che è volto a gestire i rifiuti, ma un piano semplicemente finalizzato a permettere al privato che dovrà costruire l'inceneritore di poterlo fare con i soldi pubblici. Pensate che i 130 milioni di euro quantificati all'interno del piano per la costruzione del nuovo inceneritore sono stati sostanzialmente quantificati in un piano economico-finanziario basato su dati del 2007, un documento Enea del 2007 citato all'interno del piano. Ora,
ognuno di voi, chi si appresta a fare dei lavori anche nella propria casa, può aver visto come, in maniera anche estremamente propagandistica, attribuiti al superbonus, ci siano stati degli diciamo aumenti dei costi dei materiali incredibili negli ultimi 2 anni. Immaginate al 2007, per noi è bastato prendere a riferimento i costi di realizzazione dell'inceneritore di Parma. Nel 2012 è stato possibile vedere come l'inceneritore, con quei dati, con lo stesso dimensionamento, arriverà sostanzialmente a costare più di 200 milioni di euro. E chi pagherà tutto questo? I cittadini, con costi di conferimento, perché portare i rifiuti a bruciare dentro l'inceneritore costa più della discarica, in questo caso, con il dimensionamento della nostra regione. Quindi potrebbe arrivare a costare anche 150 euro a tonnellata. Mentre una tonnellata di rifiuti riciclati, questi sono dati che ci ha fornito la regione, porta invece un guadagno di 23 euro a tonnellata, oggi, già oggi, con un'impiantistica completamente assente. Quindi è chiaro come non ci sono in alcun modo politiche per la prevenzione dei rifiuti. Le uniche azioni le abbiamo inserite noi attraverso alcuni emendamenti, quindi gli ecocompattatori, i centri di riuso, abbiamo degli emendamenti che saranno anche in votazione e che vanno in questa direzione, ad esempio il compostaggio domestico e il compostaggio di comunità, che non da, diciamo, estremisti ambientalisti, ma da multi utility anche del Centro Italia, viene incentivato fino a servire 100.000 abitanti nei territori del Lazio. Quindi è evidente come ci sia assolutamente l'idea di bruciare tal quale i rifiuti all'interno dell'inceneritore, e questa sia l'unica finalità. Si arriverà all'emergenza di scariche, aumenteranno i costi sulle spalle dei cittadini, verrà desertificato il tessuto industriale della nostra regione che vive sulla materia prima e seconde, e automaticamente verranno invece fatti ridere solo esclusivamente i proprietari degli inceneritori che vorranno investire sulla nostra regione. Per il consigliere Andrea Fora, espressione del patto civico, è stata messa la parola fine all'espansione delle discariche. Ma un riformista che ha a cuore l'Umbria non può oggi non prendere atto che dopo 15 anni questa regione affronta uno dei problemi più strutturali che hanno a che fare con la vita dei nostri cittadini. Tutto è migliorabile, tutto si può meglio declinare, ma oggi la Regione dell'Umbria ha bisogno di un piano dei rifiuti che non metta in competizione il termovalorizzatore con la differenziata, una chiusura del ciclo con l'economia circolare. Bisogna uscire dall'approccio ideologico che purtroppo ancora oggi appartiene a alcuni partiti, a alcuna parte di politica, per entrare nel merito delle scelte che possono a migliorare la qualità dei nostri cittadini. Il termovalorizzatore è uno strumento che serve alla nostra regione, molto meno inquinante del 35% dei rifiuti oggi in discarica, che sono una bomba a orologeria che ha a che fare con la salute dei nostri cittadini. Questo vuol dire entrare nel merito, uscire dalle ideologie. Contrario al nuovo piano rifiuti il Partito Democratico. Per la capogruppo Simona Meloni un impianto da 160.000 tonnellate appare sovrastimato. Sì, voto contrario, perché è un piano dei rifiuti che era necessario. Intanto sarà sicuramente l'unico atto di indirizzo che questa giunta probabilmente riuscirà a portare in aula entro la fine della legislatura. E abbiamo detto no, perché intanto noi non siamo partiti in Umbria dall'anno zero, come loro più volte hanno sostenuto. Se l'Umbria oggi ha alcuni territori con la differenziata al 70-75%, è perché nel piano del 2009 c'erano già degli indirizzi ben chiari, ben precisi, che andavano verso l'aumento della differenziata, del riuso, e tenevano conto di quella che poi sarebbe stata quella che oggi è diventata anche un'emergenza climatica. L'abbiamo trovato un piano poco coraggioso, parlando anche di quello che è il termovalorizzatore, che dovrebbe chiudere il ciclo dei rifiuti in Umbria. Viene scaricata completamente la responsabilità su Lauri e quindi direttamente ai sindaci,
e sostanzialmente anche l'esaurirsi di quelle che sono le discariche, che tutti, diciamo, ci troviamo d'accordo su questo punto. Intanto diciamo che c'è stata una proroga fino alla fine del 2027 e quindi anche con il termovalorizzatore riusciremo a partire il 1 gennaio del 2028. Poi, dove verrà fatto questo termovalorizzatore? Sostanzialmente sono troppi punti aperti, anche sul quantitativo. Io mi sarei aspettato delle puntualizzazioni maggiori. Per la capogruppo di Fratelli d'Italia, Eleonora Pace, dopo tanti anni finalmente l'Umbria ha un nuovo e aggiornato piano rifiuti. Beh, oggi definirei una giornata storica per l'Umbria, perché in questo momento in aula si sta discutendo sul nuovo piano dei rifiuti, un lavoro lungo, partecipato, da anni di lavoro in commissione e che Fratelli d'Italia ha sempre comunque sostenuto, in primis nel metodo utilizzato dall'assessore Morroni, di grande partecipazione sia con le forze politiche sia con gli stakeholders, e soprattutto nei contenuti, perché finalmente con un grande atto di coraggio e di responsabilità, a differenza di quanto avevano fatto le precedenti giunte regionali di centrosinistra, diamo una risposta a lungo attesa dai cittadini umbri. Per Vincenzo Bianconi, gruppo misto, è innegabile un cambio di mentalità da parte delle persone. L'obiettivo rifiuti zero è reale, quindi il piano approvato dall'aula di Palazzo Cesaroni va controcorrente. C'è da una parte un'emergenza da gestire, ma allo stesso tempo c'è un futuro da scrivere. Scrivere il futuro significa guardare avanti e definire le ambizioni della nostra regione. Una regione come l'Umbria, cuore verde d'Italia, deve avere anche nella gestione dei rifiuti e quindi nello stile di vita, nella coscienza degli umbri, un'idea di sostenibilità spinta al 100%. Il futuro va avanti, le tecnologie vanno avanti, il pensare che da qui a 5-6 anni si possa arrivare ad una zero produzione di rifiuti non è una chimera, non è un sogno, è una realtà. Investire le risorse dell'Umbria per gestire in parte l'emergenza di oggi, ma allo stesso tempo diventare la regione che tutti gli umbri vorremmo diventare, è questa l'ambizione che a nostro avviso, che a mio avviso, si doveva perseguire. Per questo ho espresso e esprimerò un voto negativo su questo piano, che ha al suo interno diversi spunti positivi, ma quando si chiude il ciclo con la termovalorizzazione significa non guardare negli occhi il futuro, significa mettere gli umbri in mutande. Perché dico in mutande? Perché un termovalorizzatore condizionerà la produzione di rifiuti in Umbria, e quando questi diminuiranno a causa della coscienza ecologica che salirà, come sta salendo anno dopo anno, con la diminuzione della popolazione degli umbri, così come Lauri ci dice avverrà da qui ai prossimi 20 anni, noi non avremo i rifiuti per mandare avanti un termovalorizzatore. Quindi cosa dovremmo fare? O importarli da altre regioni, oppure alzare i costi, le tasse sugli umbri per pagare l'ammortamento del termovalorizzatore, oppure ancora peggio, quello che succede per esempio in Danimarca, è non implementare, non svolgere politiche, una formazione verso i più giovani, verso le nuove generazioni, per diminuire la produzione dei rifiuti, perché non ce lo potremmo permettere. Qui è strategia, qui si parla di visione, e mi dispiace, sono addolorato che non ci sia stata una visione all'altezza delle ambizioni che una regione come la nostra dovrebbe avere. Concludo dicendo che se la politica oggi qui non ha avuto questa ambizione, spero che gli umbri la abbiano nella loro vita quotidiana, nel loro agire giornaliero. Parlo dei consumatori, parlo degli imprenditori. Un mondo diverso è possibile, questo dipende da quello che facciamo ogni giorno. Ed esattamente come avviene in aula, tocca all'assessore regionale Roberto Morroni chiudere il cerchio, anzi in questo caso il ciclo. Ma oggi è arrivato in aula un atto che è stato il portato di un percorso lungo, un percorso complesso, un percorso io credo portato avanti con molto rigore. Si parla di questo atto da 3 anni, noi abbiamo iniziato questo cammino nel luglio del 2020, pertanto siamo arrivati oggi alla discussione in seno all'Assemblea legislativa, come dire, con la coscienza a posto e con una forte determinazione affinché l'Umbria si doti di un piano davvero moderno, all'avanguardia, capace di superare anche i ritardi che la nostra regione ha accumulato su questo fronte.
Il piano che abbiamo varato oggi è un piano che proietta l'Umbria tra le aree più avanzate del continente europeo per quanto attiene alla gestione di questa problematica importante e complessa, qual è quella dei rifiuti. È un piano che ci permette di allinearci agli obiettivi dell'Europa, agli obiettivi che sono stati recepiti anche dal quadro normativo nazionale, ed è un piano che ci permette di chiudere il ciclo. Quindi non ricorreremo più, come invece sta accadendo ancora, allo smaltimento dei rifiuti in discarica in percentuali elevatissime. Oggi siamo oltre il 30%. Quando l'Europa dice attenzione, dovete andare sotto il 10%, non è un obiettivo di oggi, è un obiettivo che traguarda il 2035, ma abbiamo molta strada da fare. E questa sfida l'abbiamo voluta far nostra con questo piano e addirittura rilanciare, perché ci siamo prefissi di raggiungere questo obiettivo posto dall'Europa, che è un obiettivo coerente con le esigenze di salvaguardia ambientale e anche di gestione efficiente del ciclo dei rifiuti, prima rispetto alle tempistiche dell'Europa. Quindi non al 2035, ma già al 2030, naturalmente nell'ottica che l'introduzione del termovalorizzatore possa avvenire, come la nostra programmazione, nel corso del 2028. Quindi un piano che dà stabilità, modernità ed efficienza alla gestione di questa questione importante e complessa, qual è quella dei rifiuti. L'Assemblea legislativa ha approvato il disegno di legge d'iniziativa della Giunta regionale per la variazione al bilancio di previsione della Regione 2023-2025, con l'incremento di 100.000 euro per gli stanziamenti a sostegno della natalità provenienti dal Fondo Comunicazione Istituzionale, e vanno a incrementare i fondi a disposizione della legge sul bonus bebè, rafforzando la dotazione finanziaria che è di 500.000 euro già previsti in bilancio, così da poter raggiungere con gli ulteriori 100.000 altri 200 nuclei familiari, portando quelli destinatari del bonus bebè da 1.000 a 1.200. Approvate in terza commissione le modifiche al regolamento sul prelievo venatorio della specie cinghiale. L'assessore Murroni ha detto che si è cercato di agevolare le squadre negli abbattimenti per il contrasto alla diffusione della specie cinghiale e della peste suina. Il numero minimo di cacciatori scende da 20 a 15 partecipanti e fino alla metà potranno essere ospiti, ossia cacciatori non iscritti alla squadra. Sarà anche possibile unire più squadre per raggiungere il numero minimo di partecipanti. Anche per questa edizione è tutto, vi ricordo TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive radiofoniche della Regione Umbria, disponibile sul sito istituzionale consiglio.regione.umbria.it e naturalmente su YouTube. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci.